Buona domenica. Proseguono le parabole scatologiche che ci accompagnano in queste ultime domeniche dell'anno liturgico. Gesù, prima di affrontare la croce, aiuta i suoi discepoli a capire che la fine della vita deve coincidere con il fine della vita. La sua morte, infatti, coincide con il compimento della missione che il Padre gli ha affidato. Quindi anche i suoi discepoli devono far sì che tutta la loro vita tenda a realizzare il progetto che Dio ha per l'umanità. Come nella parabola delle 10 vergini che abbiamo incontrato settimana scorsa, anche questa domenica, 33esima del tempo ordinario, ci consegna una parabola che richiama alcuni elementi comuni. Troviamo due modelli, uno buono e uno cattivo. Ritroviamo il tema del ritorno del Signore che porta con sé un giudizio e delle conseguenze. Entrare nella gioia, nella festa del padrone, o esserne esclusi. L'atteggiamento richiesto dopo la vigilanza è la fede operosa, elementi fondamentali questi per poter vivere secondo il Vangelo e realizzare così la volontà di Dio. Ascoltiamo allora la parabola dei talenti. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: «Signore, mi hai consegnato 5 talenti». Ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: Signore, mi hai consegnato 2 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato, raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ne ha 10 talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza. Ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E servo inutile gettatelo fuori dalle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Spesso le parabole ci consegnano scene insolite. Un seminatore che semina ovunque, anche sulla strada, nei rovi. Un re che fa la festa di nozze del figlio, ma gli invitati non vanno alla festa. Un padrone che affida tutti i suoi beni ai suoi servi e parte per un lungo viaggio senza dire quando torna. Difficile rileggere le parabole con la logica umana. Ma anche questo è lo scopo del linguaggio parabolico, portare l'ascoltatore a cambiare modo di pensare e convertirsi così alla logica di Dio. Sì, perché anche questa parabola sta parlando di come Dio concretamente ha scelto di fare con l'umanità. Il Signore dona tutto all'uomo e gli chiede di non sprecare il dono immenso che gli ha fatto.
avverrà come? Inizia così questa parabola. Gesù sta preparando i discepoli alla sua partenza verso la gloria del cielo, ma sta anche ricordando i discepoli che non li lascia a mani vuote e che ci sarà un ritorno, che i discepoli rivedranno il loro Signore. La prima scena di questa parabola vuole farci prendere coscienza che il Signore ci ha affidato un tesoro da amministrare, secondo le capacità di ciascuno, dice il testo evangelico. Ognuno riceve da Dio un bene immenso, perché ogni talento ha un valore molto elevato. Ciascuno ha una grande ricchezza. È molto interessante che il racconto specifichi che il Signore distribuisce i suoi beni secondo le capacità di ciascuno. Questo significa che Dio non affida i suoi beni in modo indistinto, né chiede a tutti la stessa cosa. Dio non ci affida nulla che sia al di sopra delle nostre capacità, ma si aspetta che produciamo frutti di santità. Il Signore conosce le nostre capacità. Quello che Dio richiede non è di raggiungere tutti un medesimo obiettivo a livello quantitativo, ma chiede di spendere i talenti che abbiamo ricevuto per moltiplicare quei beni che ci sono stati donati. Nella parabola, infatti, non c'è una distinzione tra chi ha guadagnato più talenti e chi ne ha guadagnati meno, ma tra chi ha fatto fruttare i talenti e chi invece non li ha investiti. Il Vangelo ci dice che esiste un rischio concreto di sprecare la propria vita. Ognuno di noi può spendere con profitto la propria libertà, investirla, farla fruttare, è la grande opportunità che Dio ci dona. San Paolo ci ricorda che il dono principale che Gesù fa alla sua Chiesa è lo Spirito Santo, che se accolto produce frutti di santità. Nella lettera ai Galati Paolo specifica che il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Pensiamo alle vite dei santi. Ognuno di questi nostri fratelli e sorelle che ci precedono in paradiso ha saputo moltiplicare l'amore di Dio che ha ricevuto. Servi buoni e fedeli, potremmo dire, ricollegandoci alla parabola di oggi. Gesù vuole quindi dire ai suoi discepoli che il dono ricevuto non va sprecato, ma che il tempo dell'attesa prima del suo ritorno deve essere speso in funzione del dono ricevuto. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impegnarli, così anche quello che ne aveva ricevuti 2. C'è un'immediatezza che il Vangelo vuole sottolineare. Appena ricevuto una grande ricchezza, i 2 servi buoni si attivano, si mettono all'opera per far fruttare il dono ricevuto. Si rendono conto dell'opportunità unica che hanno. Possono vivere una vita non più da servi, che attendono il volere del loro Signore, ma hanno ora la libertà di scegliere loro come agire per amministrare le ricchezze del Signore. Possono passare dall'essere semplici servi a vivere da veri figli. E questa è la realtà della redenzione compiuta in Cristo attraverso il dono dello Spirito Santo. Non così il servo definito malvagio e pigro. Quest'ultimo, di fronte al dono ricevuto, lo va a nascondere e continua a fare la solita vita da servo. Una vita inconcludente, incapace di portare quei frutti che il dono avrebbe permesso di raggiungere. Cosa separa le 2 tipologie di servi? Prima ancora del giudizio del Signore che è ritornato, è l'atteggiamento dei servi che segna le loro scelte. I 2 servi che subito impiegano i talenti ricevuti ripagano la fiducia che il Signore aveva riposto in loro. Il loro atteggiamento è quindi quello della fede. Il servo che va a sotterrare il talento ricevuto dimostra invece l'atteggiamento opposto alla fede, cioè la paura. Accogliere il dono di Dio e farne buon uso, questo è ciò che la parabola e il Signore chiede di vivere alla Chiesa. Così come il denaro rappresentato dai talenti è fatto per essere speso e investito per ottenere beni maggiori, il dono dello Spirito va speso per moltiplicare i frutti di grazia. I servi buoni e fedeli
non vanificano il dono ricevuto, anzi ne guadagnano il doppio. Non solo vivono appieno questa vita, ma guadagnano la vita eterna. La logica è quella di riconoscere e ripagare il doppio il dono ricevuto. Il Signore ci dà la vita nello Spirito, noi dobbiamo restituire una vita santa e lo si può fare per mezzo della fede. La paura del giudizio del Signore invece impedisce al terzo servo della parabola di far fruttare la ricchezza ricevuta. La paura è quell'atteggiamento che impedisce di giocarsi, di avere il coraggio di cambiare e di accettare nuove sfide. Questo servo viene definito malvagio e pigro dal Signore. Ha una visione negativa del suo Signore, che vede solo come un uomo esigente, e non ha la forza e la motivazione per cambiare vita, per ripensare il suo presente e il suo futuro. Il suo modo di pensare e di conseguenza il suo modo di agire spengono sul nascere le possibilità che la vita gli offre. Questo servo si limita ad essere un servo, non si aspetta nulla di più e nulla di meglio dalla vita, si accontenta. Questo lassismo, questa pigrizia, che in un contesto ordinario potrebbe anche essere difendibile, diventa però una condanna nel momento in cui subentra la novità del dono del suo Signore. Un evento che cambia la vita e offre nuove possibilità. Questo servo perciò viene condannato proprio a causa della noncuranza di fronte al dono offerto. La fiducia accordata dal suo Signore doveva invece dare vita ad una rinnovata fiducia in se stesso. Il giudizio quindi che il Signore esprime al suo ritorno dice il desiderio che Dio ha per ciascun discepolo e per la Chiesa tutta. Il dono dello Spirito deve essere accolto con fede e portare ad una vita santa. Il giudizio perciò è sia individuale, perché interpella la coscienza di ciascuno, ma diventa anche un giudizio universale, perché interroga la Chiesa nella sua totalità. Di fronte al dono di Dio, qual è il nostro atteggiamento come singoli fedeli e come comunità? La fede operosa che ci porta a spenderci in virtù dello spirito di amore o la pigrizia di chi preferisce rimanere nelle proprie strutture?